Intanto un passo indietro, al 6 di maggio con la promozione in Serie A, cosa è rimasto dentro a te e ai compagni? È stata forse dopo la nascita di mia figlia e il matrimonio, è stata forse l'emozione più grande della mia vita. L'ho tatuata quella data sulla mia pelle perché è stata un'emozione indescrivibile, un mix di emozioni incredibile, Indimenticabile indimenticabile. perché tu sei poi partito, inizialmente non giocavi, poi avete fatto un giro di ritorno con Gida fantastico. Con la difesa era la linea Maginot, insomma. Sì, ho dovuto sgomitare un po' di più per conquistarmi il posto e quindi sono doppiamente felice di aver portato il Genoa dove deve essere. Ecco, a proposito, Genoa è in Serie A, dove deve essere? Ti spaventa questa sfida in Serie A, a te personalmente? Te lo chiedo personalmente, poi parliamo anche della squadra. Tu sei giovane, sei bravo, sicuramente molti lo dicono, non lo diciamo solo che siamo noi di parte qui a Genova, però ti spaventa una sfida che ti affascina, fermare Giroud, fermare Lukaku, fermare quei giocatori lì? Sicuramente va affrontata con tutta l'umiltà del mondo, però è una vita che l'aspetto e che ci lavoro per questo, quindi voglio godermi al massimo ogni secondo, ogni minuto, ogni partita, quindi umiltà, rispetto, ma paura zero. E questo giusto impegno che voglia così prendere come tutto Sì. il Genoa. Senti, come sta andando questa preparazione? Oggi ho visto tanti tifosi, tra l'altro, che sono arrivati, vi hanno chiamato anche oggi sotto la curva di Moena, diciamo così, per incitarvi. È partito un grande applauso, sicuramente. Sono anche allenamenti tosti, però non tirate dietro la gamba, mi pare, durante in No, campo. stiamo bene insieme e questo aiuta a superare le fatiche. Il mister e il prof Pilati ci fanno lavorare tanto, ma come ho detto, quando c'è alchimia tra lo staff e la squadra si lavora meglio. Quindi c'è massima fiducia e quindi seguiamo al massimo quello che ci chiede il mister e lo staff. Sicuramente. Senti, arriveranno altri giocatori, alcuni partiranno, è chiaro che il mercato, insomma, lo stiamo seguendo minuto per minuto. È difficile allenarsi senza distrazioni. Ma noi pensiamo solo al nostro percorso, abbiamo un gruppo solido e poi sta alla società fare il mercato e magari rafforzare la squadra, ma noi ci reputiamo un gruppo solido e forte e pensiamo solo ad allenarci e a fare il bene del Genoa. Senti, quando è arrivato Gudmundsson, biondo platino, oggi che effetto ha Sì, è fatto? sempre bello vedere Albert, è luce per gli occhi Albert È forte, soprattutto. È vero? fortissimo, soprattutto, a parte che è un ragazzo eccezionale. Sì, non E sembra neanche quindi, islandese, sembra molto no, italiano, diciamo la sì, verità, no? l'abbiamo italianizzato e siamo contenti di averlo con noi e speriamo che ci dia una mano anche quest'anno. Senti, un capitolo su Gilardino dobbiamo fare, perché insomma anche lui è la primavera, è andato in prima squadra in un momento comunque non facile, è arrivata questa promozione addirittura con una giornata d'anticipo, insomma è veramente una cosa. Qual è la forza di questo grande campione che adesso è allenatore? Mi permetto di dire l'umiltà, ha vinto tutto, ha fatto una carriera incredibile, si è presentato con un'umiltà fuori dal normale e poi riesce sempre a toccare le corde giuste. Penso che da quando è arrivato non ha mai sbagliato un discorso, riesce a toccare le nostre anime, se, per usare una parola un po' grossa, e quindi lo seguiamo al 100%. Oh, vi incita, io sento, andiamo a fare gol, andiamo a fare Sì, gol, dobbiamo fare gol. c'ha fame come se fosse l'ultimo arrivato, al veleno che solo i grandi campioni hanno. Assolutamente. Senti, facciamo lavorare un po' anche in studio. Graziano, fai qualcosa, fai qualche Sì, domanda. Naturalmente certo, c'è anche te la riporto Mancini, la ci sono domanda, anche perché questa, ha Giorgio detto Quirrelli. Gilardino ha fame come quando è un campione del mondo. Io ho visto, e stavamo facendo vedere le immagini di lui Esatto. in allenamento, lui ha fame la stessa identica cosa, mi sembra. Anzi, forse ancora di più, Alessandro. Senti, Graziano Cesare dice, beh, tu hai parlato di fame di Gilardino, vedevano le immagini passare degli allenamenti, dice, ma anche tu hai fame, dove vuoi arrivare? Io non mi pongo limiti, come ho detto prima, mi sono conquistato questa possibilità, ringrazio la società per darmi la possibilità di stare in questo gruppo e quindi non voglio farmi sfuggire niente, lavorerò ogni giorno per migliorare finché posso, finché avrò forza migliorerò ogni giorno. Senti, Graziano, dove volevi arrivare con quella domanda? No, Spara. volevo arrivare semplicemente perché ho visto il suo curriculum, no? Ho visto tutte le nazionali. Quindi il Certo. prossimo obiettivo è la nazionale Beh, maggiore. insomma, ci arriviamo. Dice, ho visto il suo curriculum, tante nazionali.
Arrivare là dove c'è Mancini adesso è un sogno, è un tuo obiettivo, ci pensi? Diciamo che sarebbe l'obiettivo finale. Adesso vanno raggiunti altri step, va fatta la prima presenza in Serie A, devo dimostrare di essere un giocatore di Serie A e poi proverò magari un giorno, non adesso, a mettere in difficoltà anche il mister della nazionale. Vabbè, questo sarebbe davvero importante. Senti, faccio la domanda scontata, lo dico io per primo. Hai un giocatore simbolo, quello che ti ha ispirato, che vorresti essere come lui se gioca ancora? Era magari Nesta, Maldini, questi grandi campioni. In Italia abbiamo la fortuna di aver visto grandi campioni. Più recentemente, quando ero alla Juve, guardavo Bonucci, Chiellini, Barzagli. Sono campioni quasi inarrivabili, però si prova a rubare sempre un po' dai più forti. Sergio Ramos, giocatori moderni. Mi piace rubare un po' da tutti. Secondo te quanta crescita ancora hai percentualmente? Puoi crescere 20, 30, 50, 100%? Perché fisicamente sei forte, tecnicamente anche, insomma, dov'è che puoi migliorare? Non so dirlo, solo il tempo ci dirà qual è il mio vero livello. Spero di arrivare più in alto possibile. Come ho detto prima, non mi fermerò mai. Sbatterò la testa altre 1000 volte, ma lavorerò sempre al massimo per raggiungere il livello più alto possibile. Poi ognuno al suo livello, io farò più del possibile per raggiungere il livello più alto possibile. Graziano, insomma, un personaggio notevole che scopriamo sicuramente. Non so se ci sono altre domande di altri ospiti, tu e naturalmente sono a vostra disposizione. C'è una domanda da Giorgio Guerrello, guarda. Sì, proprio inserendomi e collegandomi, sì, a quello che ha detto giustamente prima Graziano, il nostro eroe, perché l'eroe è uno dei principali eroi della promozione, ha fatto tutte le giovanili, ha fatto under 15, under 16, under 17, under 18, under 19, under 20, cioè tutto. Quindi sostanzialmente ha giocato con tutti i giovani più forti italiani. Ebbene, così senza, certo, rivelare amicizie, stime, eccetera, ha qualche nome da poter suggerire ai nostri dirigenti per averlo conosciuto come spessore tecnico e come spessore umano in tutta questa esperienza delle giovanili? Perché proprio perché li ha conosciuti tutti di persona, ha potuto anche vagliarli, valutarli sotto ogni aspetto caratteriale e tecnico. Beh, insomma, gli facciamo fare anche da talent. Giorgio Guerrello, presidente della Fondazione Gena, grande tifoso rossoblu, dice: beh, abbiamo visto il curriculum, hai giocato nell'under 14, 15, 16, 17, 18, eccetera, eccetera. Beh, hai qualche nome da consigliare di quei giovani della tua generazione, magari al Gena, per venire qui? Sì, non sono nessuno per dirlo, però ai tempi della Juve ho stretto tanto rapporto con Beruatto, il terzino sinistro del Pisa, che anche lui ha fatto come molto me, bene. Fino ad adesso non ha ancora avuto la chance magari di giocare in Serie A, però per me è un giocatore fortissimo a tecnica, a corsa, a forza. È mio fratello, quindi posso solo che elogiare lui. Poi ce ne stanno tanti, magari nei percorsi c'è chi si ferma, chi va, ci arriva prima, però in Italia ci sono tanti ragazzi bravi e tanti che magari hanno meno fortuna o sono meno bravi a sfruttare al massimo le proprie qualità. Beh, un nome che si è fatto molto di Beruatto, insomma, se ne parla bene, tra l'altro, sicuramente, sì, forse prima o poi arriverà anche il suo momento, perché lo se spero, lo merita. Perché se lo merita. Lo vedo. Senti, domanda che a me non piace per gli schemi, però 3, 4, 5, dove ti trovi meglio? Ma aspetta il mister a decidere. A me piace tantissimo la difesa 3, mi trovo benissimo. Anche con la difesa 4 non avrei problemi. Avete poi provato in questi giorni? Sì, sì, ma noi siamo a disposizione del mister, ci fidiamo del mister e dello staff e faremo quello che ci chiede. Assolutamente. Graziano, altre domande? Una domanda per te da Claudio Mangini. Ciao Giovanni, io volevo chiedere ad Alessandro, sì, visto che prima ha parlato, ciao, anche adesso di, sì, degli insegnamenti di Gilardino, gli chiedo altri insegnamenti che ha avuto in famiglia, cioè da Sinisa Mihajlovic. Cosa gli ha insegnato in particolare? Qualcosa dal punto di vista tecnico o motivazionale? Claudio Mangini, il nostro collega, ti fa una domanda particolare, perché dice: tu hai avuto Gilardino che vi ha insegnato, vi ha dato una forte mano, però in famiglia c'è stato un grande allenatore come Sinisa Mihajlovic, che sappiamo che ti ha lasciato qualche cosa dentro. Che cosa, più caratteriale, più tecnico, più psicologico? Sì, forse più a livello umano e caratteriale. Mi ha insegnato
a fare sacrifici per quello che è il calcio e a non mollare mai. Sembra una frase fatta, ma voglio cercare di portare avanti i valori che incarnavano Sinisa. E il non mollare mai, l'essere duro, leale, una persona per bene, ma che non regala niente a nessuno. E lui mi ha dato tanto, soprattutto a livello umano. Poi quando mi consigliava di essere sempre concentrato, magari di essere un po' più ruvido perché mi piaceva essere bello. Mi ha dato tanto nei 6 anni in cui siamo stati insieme. Mi sembrano 60 anni perché parlavamo sempre, per me era come un padre. E quindi voglio provare a portare almeno la metà dei suoi valori umani e spero di farlo. Insomma, basta sentire queste parole per capire le emozioni anche di Alessandro quando si parla di Sinisa Mihajlovic, che comunque da avversario, da compagno abbiamo apprezzato per il suo grande coraggio, per tutto quello che ha fatto naturalmente in momenti così. Arrivano tantissimi messaggi perché Alessandro piace moltissimo, piace moltissimo. Mi dicono tutti, è un uomo vero, di grande temperamento, un vero genuano, ci aspettiamo moltissimo da lui, però le parole che ha detto ci fanno enormemente piacere. Questo è il succo di tanti, tantissimi messaggi che stanno arrivando qua al nostro telefono. Graziano Cesari mi sta dicendo che stanno arrivando tanti messaggi per te di apprezzamento dai tifosi del Genoa, non solo perché dicono, si vede che insomma è un atleta importante, anche molto leale, molto, molto serio, quindi insomma i genuani sanno anche apprezzare. Poi si può vincere o perdere, ma insomma quando ci sono queste basi è già sufficiente per i tifosi sicuramente, no? Sì. Questa piazza, io vi ho visti nelle ultime giornate molto spesso guardare intorno, è vero o no? Sì, era una goduria, ne parliamo sempre a tavola con i compagni, con Stefano, Sabelli, tutti i compagni. Poi c'è il derby in casa con Stefano, poi ne parliamo. Volevamo giocare solo in casa nell'ultimo periodo, entravamo in campo sapendo già quasi di vincere perché i nostri tifosi erano indiavolati e spesso scrivevo sotto i miei post clima ostile perché vedevo nelle facce degli avversari quasi timore, ci hanno aiutato tantissimo e questo deve essere la nostra forza anche nel futuro, mi permetto di dirlo, ci daranno quella spinta in più. E proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari soprattutto in casa e abbiamo creato una bella alchimia e dobbiamo continuare ad essere uniti con i nostri tifosi. Però forse è importante dire anche la tifoseria che in Serie A lo conoscono, perché io conosco un po' la tifoseria del Genoa. In Serie B c'è meno equilibrio perché il Genoa in B deve vincere, deve tornare subito su, abbiamo passato anche anni difficili. Quando sei in A c'è la consapevolezza di dover anche soffrire perché sai che di fronte hai delle corazzate, parliamoci chiaro. Però Milan, Juventus, quando vengono a Genova comunque non è che passano sempre con tanto piacere, insomma, sì. Quindi cosa ti aspetti? Una Serie A così terribile, così difficile? Ma noi dobbiamo, quando verranno in casa nostra, dobbiamo far sentire che è uno stadio diverso. Sicuramente sarà difficilissimo, ci saranno tanti momenti difficili, immagino, ma in casa nostra non regaleremo niente, in casa e fuori. Con l'aiuto del nostro pubblico metteremo in difficoltà tutti per le nostre possibilità, passando momenti difficili, ma siamo uniti con i nostri tifosi e vogliamo regalargli tante gioie. Infatti oggi vi hanno anche applaudito qui a Moena. Un'ultima cosa, poi passo di nuovo a Graziano, ai nostri ospiti, ai nostri amici. A proposito di campionato, il calendario l'avete commentato a tavola mentre mangiate? Oppure, perché in passato molti giocatori del Genoa mi dicevano no, siete voi giornalisti, il calendario non si guarda, per me sono balle. Si guardano? Sì, io lo guardavo perché per me era come stare al parco giochi. Sicuramente abbiamo un inizio difficile, ma come ho detto prima vogliamo mettere in difficoltà chiunque. Magari si vincerà o si perderà, ma dobbiamo onorare la storia del Genoa e con grande umiltà proveremo a fare il massimo. Tra l'altro quest'anno sono 130 anni, è una cifra cui i giornali tengono molto, so che ci saranno delle molte iniziative della società in città, quindi verrete coinvolti anche in questo compleanno particolare. Graziano, a voi per un commento, per delle domande, naturalmente sono persone. Allora, ci sono delle curiosità qua, insomma. Dicono, mi raccomando Ale, non cambiare mai il temperamento che abbiamo visto durante il campionato di Serie B,
quello è l'atteggiamento, perché ci sono dei grandi centravanti, qui fanno nomi Vlahovic, Lukaku, sono un po' diversi da quelle che hai affrontato. Dicono da casa, dice, non cambiare mai temperamento, rimani lì sempre, però i giornali dicono attenzione, ci sono campioni diversi da, certo, rispetto ad Anabì, che non è stata facile l'anno scorso, c'erano squadre molto competitive, il Bari oggettivamente va detto è una squadra forte, abbiamo visto il Frosinone che è scappato, insomma, però grandi squadre hanno giocatori, insomma, certo, come è una bella, bel duello, ti come ho detto prima, dovremmo affrontare questo campionato con tutta l'umiltà del mondo e tutto il rispetto del mondo, e non si può avere paura di un avversario o di una partita di calcio, sicuramente dovremo alzare il nostro livello al 110%, non basterà il 100%, ma si sa che ci sono, per fortuna o per sfortuna, e li affronteremo e poi che vinca il migliore. Sicuramente sarà difficilissimo, più dell'anno scorso, ma proveremo a fare del nostro meglio. Chi è che ti ha messo in difficoltà più l'anno scorso? Spara un nome. C'è qualcuno che dice, ma porca miseria, la Padula qua è uno che fa sportellate, e magari Odogwu del Sud Tirol è grosso, ma ce ne sono di giocatori forti, magari in Serie A ogni domenica affronti dei top player, e magari in B ce ne sono meno, ma anche in Serie B c'è un buon livello, ci sono giocatori forti. Assolutamente sì. Abbiamo ancora una manciata di minuti, naturalmente. Graziano, se avete domande, Giorgio, Claudio, ovviamente. Io volevo chiedere un'altra cosa ad Alessandro, al di là dell'atteggiamento che lui ha sottolineato nell'affrontare gli avversari. Io faccio quattro nomi e chiedo di questi se c'è uno che lo incuriosisce particolarmente andarlo ad affrontare, al di là dell'enorme valore, sì, di ciascuno. Io dico Giroud, Vlahovic, Lukaku, ammesso che resti in Italia, e Osimhen, ammesso che resti in Italia. Quali di questi quattro lo stuzzica di più? Senti, allora Claudio va sul tecnico, va sui bomber che vi toccheranno, perché non ci sei solo tu in difesa, certo, naturalmente ci sono anche altri giocatori. Chi ti sfruccuglia di più tra Giroud, Osimhen, Vlahovic e non mi ricordo chi Lukaku, hai detto, l'ultimo? E Lukaku. Se resta in Italia. Sono tutti fenomeni. Sicuramente quei compagni mi prendono in giro perché dico sempre che voglio affrontare Lukaku. Però sono tutti dei fuoriclasse, Osimhen è una forza della natura, sono tutti dei mostri, però vogliamo metterci alla prova e capire il nostro livello, proveremo anzi a fermarli e a metterli in difficoltà. Graziano, una cosa invece così di ambiente, qua c'è, sì, una riga infinita di persone che stanno preparandosi per venire a vedere la prima partita lì nel ritiro, allora sostanzialmente rispetto a delle squadre di Serie B dell'anno scorso, quelli che si muovono, che vengono a Moena, sono di più di quelli che erano il pubblico di casa di tanti incontri dell'anno scorso. Bene, questa situazione di avere un pubblico che parte da Genova per vedere un amichevole a Moena, lo percepiscono i calciatori? Lui in particolare lo sente questa atmosfera, questo calore, questa voglia di esserci, questa trasferta anche nel ritiro? Assolutamente. Lo chiediamo, pensa, da Genova mi dicono insomma che la prima partita sabato, partitella, chiaramente la sparo in parte, sono dei dilettanti qui delle valli, ci mancherebbe, però ci saranno ancora più gente di quando venivano indietro in Serie B a voi, quindi insomma si muoveranno migliaia di persone. Tra di voi ne parlate di questo aspetto, anche che un conto giocare in casa, al pubblico, cioè, ma quando fuori va via così tanta gente, addirittura per delle scampagnate quasi si muovono 2000 persone, cioè è pazzesco. Certo, ma ne parliamo spesso e rimaniamo sempre, cioè, ci meraviglia sempre questa cosa e siamo felicissimi. E la nostra gente non ci lascia mai solo. E quindi sentiamo la responsabilità anche in allenamento di spingere al massimo e siamo felici di averli con noi e speriamo di dargli tante gioie. Sono arrivati anche i giocatori noi oggi, Martin subito buttato dentro, insomma uno che vi può dare una mano, lui ha parlato molto bene del campionato italiano, dice un campionato difficile, quindi sono pronto a essere alla prova, arriva dalla Bundesliga, ha giocato nella Liga, insomma un giocatore che ha curriculum. Sì, si è già inserito benissimo nel gruppo, è un ragazzo per bene, è un giocatore forte, sicuramente ci darà una mano.
Assolutamente. Graziano, abbiamo proprio un paio di minuti, poi chiaramente insomma dobbiamo lasciarlo andare, è stato molto gentile fin qui e lo ringraziamo. Graziano a te. Assolutamente di tutto, di più, i messaggi di buon campionato sono tantissimi, in bocca al lupo e che continui assolutamente così. Non posso far altro che ringraziare Alessandro e ringraziare te Giovanni. Allora, tanto Graziano Cesare ti ringrazia, sono arrivati tanti messaggi di in bocca al lupo per una grande stagione tua e del Genoa. Ultima cosa proprio sulla squadra, che credo sia, abbia una forza tra di voi notevole. Io ci vedo un qualcosa che ho visto in passato, per esempio quando la squadra di Gasperini andò in Serie A, c'era quella forza, quella voglia dopo quel gran campionato. Io mi auguro che sia quella la vostra linea retta da non smarrire, insomma. Sì, abbiamo senso di appartenenza, stiamo bene tra di noi, ci vogliamo bene e dobbiamo rispettare la storia del Genoa e faremo il bene del Genoa per le nostre possibilità. Come ho detto prima, sicuramente ci saranno momenti difficili, però tutti vogliono il bene del Genoa e tutti daremo il massimo per il Genoa. Assolutamente, tra l'altro Stefano Sabelli, io feci un'intervista a metà marzo più o meno e disse l'ho portato un po' io a Genoa, a Vogliacco, perché sì. Il procuratore ha detto cavolo è forte questo e questo, insomma siete parenti, quindi insomma, in qualche modo tutto in famiglia, ti ha raccomandato, però ha fatto una bella roba, no? Quindi insomma auguriamo anche a Stefano chiaramente una grande stagione, perché l'anno scorso è stato determinando, non so quanti chilometri ha fatto, tu hai menato, ma lui deve aver fatto 50 chilometri a partita, incredibile. Poi grande gol col Bari, davvero sì, una apoteosi, assolutamente. Stefano, mille grazie, in bocca grazie al lupo a te e alla squadra, naturalmente vi seguiremo e credo che insomma oggi, questa sera, il pubblico del Genoa, con queste tue parole vere, posso dire così, ha conquistato ulteriormente credibilità nella nostra gente. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro.